poi ci sono tre vipponi ancora in sospeso, che sono Antonella, Denver e Patrick. Per voi tre, cari miei vipponi, nulla è ancora deciso. Allora, Patrick, io ho fatto un po' di conti, no? Tre edizioni di Grande Fratello, giusto? E con oggi 203 giorni dentro la casa del Grande Fratello. Guarda, ti sei cizzato subito. Date gli ottoaglio. Schifo. Mi è uscita la camomilla dal naso. Disgraziata. Crotalo. Voi nostri. Mi ha dato uno spintone. Ma dove? Ma non sei visto, Antonella. Ma per favore. No, non ho esagerato. Mi ha spintonata bugiarda, così. Bugiarda. Un serpente parlante, un crotalo. Ma tu sei un mostro. No. Questa non è violenza? No. Io dico ciccione, questa non è violenza? Patrick, li lavi tu oggi? Ma io ho lavato i miei, il mio angolo. No, tutti li devi lavare. Non li laverò mai tutti, è cambiata anarchia. Ma ognuno noi li laviamo. Va bene, ma te li lavo io. Ma non spingere così. Stai recitando adesso. No, sono serissima. Non ti ho spinto. Mi hai spinto e mi hai spostata di un metro. Antonella, basta, okay? Sì, di un metro. Basta un cavolo. Vai a cagare, Antonella. Alla fine tu, che sembravi la più cattiva della casa, ci siamo avvicinati e ho pensato che fossi cattivissima, e adesso non lo penso più, penso che sei fragilissima e mi sento in colpa perché non volevo farti del male così tanto. Vabbè, chiudiamola, mi dispiace, scusa. Niente. Non volevo essere così pesante. Grazie. Abbiamo fatto pace, tutto a posto. Potete darvi anche un bacio. Vieni. E Pago è rimasto un po' bruciato anche da Serena. Ma chi se ne frega della loro storia? No, secondo però me è un buon Pago, capito. È bravissimo, cioè una più o meno brava persona, però ha finito il suo percorso anche se... E niente, poi ho scoperto una persona che crede nella famiglia, dai valori antichi, quindi una ragazza fantastica e insomma l'ho corteggiata tantissimo e finalmente ci siamo messi insieme, è stato, cioè, una storia bellissima, quindi.